Rolando Mandragora, oggi un ritorno a casa in quella che anche qualche tempo fa poteva essere di nuovo la tua squadra. Sì, diciamo che a Pescara mi sento a casa, ho passato una stagione fantastica con la promozione in Serie A, sono stato benissimo per quanto riguarda la città, per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda i tifosi e la gente, quindi sono felice di essere tornato qui a Pescara. Come hai visto questo Pescara di Zeman? No, è un'ottima squadra, so che in campionato comunque non è ultimamente ha pareggiato, non ha fatto un buon risultato, però la squadra penso sia sulla strada giusta e spero possa ripetere quello che abbiamo fatto noi qualche anno fa. I tuoi maestri Oddo e Donatelli però non allenano in questo momento, qual è il tuo pensiero per loro, insomma, speriamo di rivederli presto in una panchina. Certo, spero possano tornare ad allenare quanto prima possibile, questo è l'augurio che faccio ad entrambi. Li senti ogni tanto? Ti seguono? No, spero che mi seguano, poi a sentirli non li sento così spesso, però quando li vedo ovviamente l'affetto è sempre quello che è. In Serie A sta facendo bene il Crotone, stai facendo bene anche tu? No, più che altro stiamo facendo bene tutti insieme, la squadra, come ha detto il Crotone, veniamo da due risultati positivi, siamo a quota 12 punti in classifica, speriamo di farne quanti più possibile per arrivare alla quota salvezza quanto prima. Rolando, facciamo un passo indietro, a gennaio sembrava molto più che possibile un tuo ritorno qui a Pescara, cosa non è andato per il verso giusto? No, venivo da un infortunio troppo lungo, non mi ero ancora allenato con la squadra, mi allenavo ancora a parte, quindi non c'erano le condizioni ottimali per un mio ritorno a Pescara. Mi avrebbe fatto piacere, purtroppo non è stato così, non è potuto accadere, e quindi questo è quello che non è andato. Anche se a distanza seguirai un po' il campionato di Serie B, secondo te quali sono le squadre favorite e che ruolo potrà avere il Pescara in questo campionato? Io spero sempre che il Pescara possa essere una di queste, poi ho visto che il Frosinone sta andando bene e come ho detto ribadisco spero il Pescara possa ottenere anche la promozione in A.